Ciao amici di Fumomagia, un saluto da Macinator. Bene, oggi ci dedichiamo un'altra battuta all'Ligrophorus marzuolo, ai dormienti, perché ho notato che nelle zone entroterra ligure ancora siamo un po' indietro rispetto ad altre regioni. Quindi invece di perdere tempo a ricercare magari quelle pochissime, rarissime verpe che poi anticipano l'uscita poi delle spugnole, ho deciso di giocarmi la carta del marzuolo. Non so se ne troveremo, troveremo dei funghi già sviluppati, quindi c'è anche il rischio di fare anche un bel raccolto, ma questo lo potremo solamente scoprire andando a funghi insieme. Quindi io vi chiedo di seguirmi in questo video, per tutto il video, in maniera tale da poter passarci una battuta di funghi assieme a tutti voi. Allora, mi pare di vedere qualcosa là e devo dire che, come avevo già pensato, ecco qua, ci sono ancora dei marzuoli. Ci sono dei marzuoli e avevo già preannunciato che se li trovavamo erano comunque di buona pezzatura. Perché? Perché siamo ormai, perlomeno qua da noi, quasi alla fine, perlomeno nei miei spot. Poi magari ci sono delle zone dove il fungo è un pochino in ritardo, quindi guardate che meraviglia, guardate qui che marzuolo, mamma mia, questi sono funghi che danno veramente soddisfazione, quando sono specialmente di questa taglia qua, guardate qui che bello, fantastico. Dai, continuiamo la battuta sperando di poter regalarvi altri funghi. Guardate qui che spettacolo. La diabindata sembra che ci abbia baciato già subito al pronti via. Scelta, si vede che è stata una scelta saggia la mia. Andiamo avanti. Allora ragazzi, altro giro. Altro regalo, sembra che siamo capitati bene, sono già un po' maturi, hanno preso anche la burrasca che c'è stata, anche se poca e breve, sono un po' bagnati, ma spero di incrociarne di sani e ancora belli solidi come li ho trovati finora. Guardate qui, vedete questo che si intravede, ma in realtà se noi andiamo a guardare bene, guardate, qui, vedete, qui ci sono i nostri marzuoli, ora li caviamo. Questo però lo lasciamo perché vedete è parassitato, vedete questa ragnatela qui, tutte è andato questo qui, peccato. Si vede che ha preso troppo umido, ma lo lasciamo lì sotto che le spore possono ancora cadere, visto che il fungo ormai è già maturo. Oh, che bello questo, ragazzi. Che bello. Bellissimo fungo, ragazzi, bellissimo e buonissimo fungo delicato. Allora, stiamo continuando questa nostra perlustrazione marzuoli. Mi trovo di nuovo in un misto di faggio e quercia e, come avete visto, ho già incontrato qualche bel fungo e ora chiaramente vi mostro un'astronave. Ci tengo a dirlo, sono più o meno a 700 metri sul livello del mare. Quindi
vi anticipo così almeno quando a fine video me lo chiedete sempre, io vi anticipo già. 700 metri sul livello del mare, sponde a nord-est. E adesso niente, vi faccio vedere questo fungo qua. Ok. Sono più o meno tutti delle astronavi. Guardate qui. Guardate che fungo. Guardate, guardate che fungo. Guardate qui, è un peccato perché mezzo gambo c'è rimasto, però guardate qui che roba. Mamma mia. Mamma mia. Fungoi. Ok amici, stiamo continuando questa ricerca che devo dire che era partita bene, poi improvvisamente non ho trovato più nulla. Ora ho ritrovato un piccolo barzuolo, ve lo voglio mostrare. Pensavo fosse un po' più di redditizia, però non ci scoraggiamo, perché voi sapete che i funghi fanno parlare e fanno tacere. Quindi nel momento in cui noi pensiamo che la giornata ormai sia giunta al termine, possiamo avere all'ultimo una bella sorpresa. Ora vi mostro il piccolo marzuolo, speriamo che sia integro, ve lo mostro. Ok, vicino. Piccolo mazzoletto. Non ci arrendiamo, continuiamo nella ricerca, vediamo un po' se riusciamo a trovare ancora qualcosa da mostrarvi. Guardate cosa mi si presenta nel pulito. Bellissimo, che soddisfazione. Ce li godiamo perché saranno gli ultimi, perlomeno qua nei miei spot, poi magari sparsi per l'Italia sicuramente andranno ancora avanti. Come vi ho detto prima, non ci arrendiamo, tant'è vero che finalmente ho ritrovato altri due marzoli da potervi far vedere. Guardate qui come erano ben nascosti. Guardate qui, che belli. Guardate qui che spettacolo. Marzoli fantastici. Bene, siamo giunti alla fine di questo piccolo video. Dico piccolo perché purtroppo il raccolto è stato un po' misero, però ci dobbiamo anche accontentare, visto che qua in Liguria sembra che vogliono stentare questi funghi, sono indietro rispetto a tutte le altre regioni. Abbiamo insidiato oggi il marzuolo, detto il dormiente, e la pezzatura era abbastanza importante di alcuni funghi. E devo dire che siamo ormai a capolinea, perché ormai siamo al primo di aprile, quindi la fine del marzuolo, almeno per quanto riguarda i miei spot dell'entroterra genovese, è giunto al termine. Le verpe non arrivano ancora, le spugnole di conseguenza anche loro sono in ritardo, e quindi aspettiamo fiduciosi. Spero di non avervi annoiato, anzi direi che questo video è stato talmente breve che è volato in un secondo. Proprio un peccato, perché avrei voluto chiudere in bellezza in questo rush finale al dormiente, però ci dobbiamo anche accontentare di quello che madre natura ci regala, come dico sempre. Ora vi mostro il poco raccolto, però soddisfatto, perché almeno quelli per fare, diciamo, un contorno con la carne ci sta, sono abbastanza. Ve li mostro subito, eccoli qui, vedete, qualcuno proprio bello, la pezzatura è questa qui, ripeto, non sono tanti, cosa sono? 3, 6, 9, una dozzina di pezzi, vabbè, ci accontentiamo, come dico, abbiamo solamente un po' di pazienza e poi ci divertiremo con altre specie fungine. Allora, i funghi ve li ho fatti vedere, chiaramente non sono tanti, mi dispiace, avrei voluto condividere con voi più ritrovamenti, però ci dobbiamo anche accontentare di quello che madre natura ci regala. Aspettiamo con tanta fiducia le nostre verpe, le nostre spugnole che sono in ritardo, in molte regioni come l'Emilia Romagna sono già uscite,
e noi siamo indietro, arriviamo per ultimi. Speriamo bene, perché dicono beati gli ultimi che saranno i primi. Se volete sapere di più di questo fungo qua che vi ho mostrato oggi, ci sono altri video inerenti a questa specie, guardateli tutti attentamente, che io tra una battuta e l'altra qualche dritta ve la do, in maniera che magari potete andare anche voi a insidiare questo fungo difficilissimo, devo essere sincero, molto difficile. E mi raccomando, chi non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi. Più vi iscrivete e più il canale cresce, e io sono anche più motivato a fare altri video, magari sempre più interessanti. Vi abbraccio tutti quanti, un saluto dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinetto, alla prossima!